Ehi! Potrei fare in modo che Celeste non lo scopra. Aspetta un momento, forse stai pensando la stessa cosa che sto pensando io. Quell'uccello è un artista, un collega. Gli regalerò i miei colori. Anche questa volta l'avventura è finita bene, per i Barbapapà e per i rinoceronti. Sembra che non sarò io a guidare. Aspettami! Mi dispiace, questo non l'ho visto. Hai detto che avevi visto tutto. Ciao! Ciao a tutti! Beh, è stato divertente, vero, Ducky? Sì! Beh, sembri un ragazzo sensibile e serio. Accomodati. La mia fattoria è completata. Sarà il più grande castello. E sono quasi sicuro che quel ladro di dolcetti... Facciamo a passare in mezzo a tutti questi cubi che corrono? È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Le dispiace farci passare, ippopotama? Beh, non credo che voglia farci passare! Benvenuti nella strada degli aquiloni, dove i koala portano i loro piccoli a giocare! Ma il signore Chu tutti via li ha fatti volare! Aiutate la signora Hippo Gonzales, la loro maestra, ad acchiappare gli aquiloni con voi! Vuoi vedere anche tu cosa c'è nello spazio? Io sento aria di festa in arrivo, amici! Ciao, Frank! Benvenuto nella savana! Cosa ti porta qui? Blaze, sta eruttando! Schiacciala! Blaze, sta eruttando! Schiacciala! Se soltanto avessimo qualche... Twenty! Dvazet! Cirviac! Il negozio di elettronica per capire chi aveva comprato una ricetrasmittente. E abbiamo scoperto che una signora aveva comprato una radio.